si coordina l'olandese, il cross, pallone troppo basso, messo fuori, Lesto Tomovic recupera il pallone Flamini, Ibra di prima ha cercato l'inserimento di Seedorf, ancora Ibrahimovic, pressato, lo attacca Gustavo. A sinistra è sempre il raddoppio pronto e l'anticipo come in questo caso, molta attenzione, molta concentrazione da prendere la palla su Jeddah. Pressato Gustavo, pallone per Mesba, c'è solo Ibra in area di rigore, il cross proprio a cercare lo svedese, ma erano troppi giocatori. Seedorf gira di testa a Flamini per Pato, il guizzo di Pato lascia sul posto Gustavo, la subisce poi il raddoppio, combina con Gattuso, palla limite di Gattuso, adesso nel controtempo, reazione rabbiosa del Lecce che si è riversato subito nella metà campo delle Milan. Gustavo, azione regolare per Pato, può entrare in area di rigore, il taglio di Ibrahimovic, palla che non passa. Seedorf, Ibrahimovic, si allarga Seedorf, è scattato Cassano, il cucchiaio di Ibra, non ci arriva Cassano. Iniziativa a Lecce, Abate, punto Olivera, se ne va Abate, desiste Olivera, Abate dal fondo, è buono il cross, palla in mezzo. Parte Seedorf, scavalcato Ambrosini, pallone diretto a Ibra che viene anticipato. No, come sba a sinistra, Tomovic a destra. Gustavo, Fabiano a cercare Zárate che è stato anticipato, c'è in vantaggio al 39esimo del primo tempo, gol di Jeddah, in altre epoche sarebbe stato considerato autogol di movimento di Mauri, il cross di Mauri, palla messa fuori da Gustavo. Anio voleva il fallo, che fallo che non è stato dato, insomma ha discusso a lungo col quarto uomo Baraccani. Vorrei capire invece da Matteo Petrucci se c'è stoppata, attento cross di Lichtsteiner, Flocca riscavalcato, la palla ancora Stendardo che batte lungo verso Zárate, il colpo di testa di Gustavo, poi la girata di Muzzi, avvicina Hernanes per dare una mano al romeno, ancora Hernanes, poi viene fermato Floccari dall'intervento di Gustavo, in fallo laterale, la rimessa sarà per Lichtsteiner che va al cross, tentativo di Zárate che finisce a terra, 6 minuti alla fine della partita, lo spiovente, il tentativo di Fatte Ledesma, calcio di punizione, è stato allontanato il pallone da Gustavo, poi Cordia mette Saca!